prima di parlare di Metastasio, vorrei parlare brevemente di Apostolo Zeno, letterato vissuto tra il 1668 e il 1750, perché è lui, secondo me, non solo secondo me, il vero riformatore della librettistica italiana per l'opera e la sua riforma è caratterizzata in senso di razionalismo. Ha detto che possiamo tirare lì? Dal momento che si è effettuato nella prima metà del Settecento e lui poi la nutre anche della sua cultura estremamente vasta e approfondita. Apostolo Zeno era il fondatore del giornale dei letterati d'Italia e al momento del suo ingresso nel mondo del melodramma come librettista trova una situazione molto degradata perché i testi, i versi, le parole erano considerate quasi un impaccio, cioè la preminenza del fattore musicale era debordante. E quasi che le parole fossero considerate un male necessario. C'erano dei testi anche non disprezzabili, ma che venivano manipolati per le esigenze dei cantanti, dei compositori, degli scenografi. Venivano a volte sostituiti l'ordine delle parti, c'erano parti di altri libretti che terminavano in un altro libretto, a seconda delle necessità e anche dei capricci dei cantanti che volevano cantare quell'aria che è cosiddetta di baule, cioè come se se la fossero portata insieme ai costumi nel baule, perché avevano avuto successo con quell'aria in un'altra città in un'opera completamente diversa. Quindi c'era questo tipo di abuso. Poi venivano operati anche tagli cospicui a volte, cioè non solo inserti ma anche tagli, e tutto questo a scapito della verosimiglianza, della plausibilità della trama. E in questa situazione, insomma, così particolare, si trovò ad operare Apostolo Zeno quando fu chiamato a Vienna nel 1718 e portando un bagaglio di grande conoscenza soprattutto del teatro greco e latino, e quindi una cultura sostanzialmente classica, che lì a Vienna si internazionalizzò con l'acquisizione delle opere teatrali dei grandi autori francesi, da Corneille a Racine, da Quinault a Molière. E operò in due direzioni, innanzitutto nella direzione della verosimiglianza delle vicende che costituivano le trame dei melodrammi, e poi soprattutto, come vedremo, anche sul piano formale. La trama con Zeno incomincia obbligatoriamente ad avere uno svolgimento logico, uno sviluppo e poi uno scioglimento che non deve essere per forza il lieto fine, che era d'obbligo, diciamo così, fino al suo avvento, per cui personaggi storici o mitologici che alla fine soccombevano secondo tradizioni secolari, per non disturbare gli spettatori, venivano salvati alla fine del dramma. E poi, rifacendosi alle cosiddette regole aristoteliche, Zeno fu nemico giurato delle commistioni tra serio e faceto. Perfino in Shakespeare noi troviamo i cosiddetti faus, i pazzi, che sono l'elemento comico delle sue tragedie, che servono a stemperare il gradiente di drammaticità, a volte addirittura molto cospicuo. In Shakespeare sappiamo quanti sono i morti, in Amleto, in Carlo III, eccetera. E poi però non riuscì ovviamente a sottrarsi al fatto che non si potesse mantenere l'unità di luogo di queste famose regole aristoteliche, perché a quell'epoca gli scenografi, che molto spesso erano degli straordinari,
architetti, se pensi per esempio allo Juvarra, colpivano la fantasia del pubblico con grandi macchine teatrali, cambi di scena strepitosi, che soprattutto nel momento del barocco miravano a stuzzicare la fantasia e suscitare la meraviglia degli spettatori. Sul piano invece della forma, Zeno agì nell'organizzare in maniera intelligente l'alternanza di recitativi accompagnati al cembalo o dall'orchestra e le cosiddette arie, per cui il recitativo con Zeno precede sempre l'aria, non la interrompe e soprattutto non c'è una coda recitata di chi ha cantato l'aria. E questo, se ci pensate, è un meccanismo che dura fino alla metà dell'Ottocento, tant'è che si parla poi da Alessandro Scarlatti in poi di numeri chiusi che terminano con la fine dell'aria e che consentono l'applauso dello spettatore. Quanto alla versificazione, diciamo che Zeno è piuttosto austero, piuttosto severo, fa pochissime concessioni, per cui la critica tende a considerare i suoi oratori superiori alle opere destinate al teatro dal punto di vista della qualità del verso, perché gli oratori che sono prevalenti di argomento sacro ovviamente si sposano bene con un verso rivolto e severo, mentre in teatro si sa un po' di compiacenza nei confronti del pubblico bisogna averla. E adesso allora, avendo questo quadro di conquiste da parte di Apostolo Zeno, parliamo di Metastasio, che in realtà si chiamava Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi, e nacque esattamente 30 anni dopo Apostolo Zeno nel 1698. E visse molto a lungo perché morì nel 1782. E Metastasio divenne il più noto, il più celebrato, il più sfruttato librettista del XVIII secolo per l'opera seria. Era nato a Roma, mentre il padre era di Assisi, e dove aveva una drogheria, e poi si era trasferito nella capitale e qui il piccolo Antonio fu avviato a fare l'apprendista da un orafo. Ma dimostrò subito, a 10 anni, una singolare capacità di improvvisare versi. E questo attirò l'attenzione di un erudito che si chiamava Gian Vincenzo Bravina, che non era una figura secondaria nel panorama letterario italiano, perché era stato il fondatore dell'Accademia degli Arcadi. Siamo nel periodo cosiddetto dell'Arcadia, quindi cioè di questo periodo di poesia apollinea che cerca il bello per il bello, e al quale apparterà, come vedremo, anche Metastasio. E fu Gravina che trasformò il cognome Trapassi in Metastasio, ellenizzandolo. Trapasso in greco si dice Metastasis, è un nome che non ci piace, ma è così, e quindi Metastasio è il nome che viene dato a Trapassi. Nel 1712, quindi a 14 anni, dopo aver avuto una buona educazione da Gravina, il ragazzo viene portato a Scalea, in Calabria, dove frequenta le lezioni di un filosofo che di ispirazione cartesiana, Gregorio Calabrese. Rientra a Roma e, 14enne, sempre in quell'anno, scrive una tragedia che si intitola Giustino, nello stile di Seneca. Poi, 2 anni dopo, prende i voti minori, perché a Roma, figlio di un povero droghiere, se voleva sperare di fare carriera, doveva avere lo status clericale.
Ma resta ancora poco a Roma, perché nel 1717 lascia la città e trova impiego a Napoli presso lo studio di un importante avvocato, che Castagnola si chiamava, che lo introduce negli ambienti aristocratici, dove lui si fa un certo nome come autore di epitalamia, cioè di canti nuziali. E in onore del compleanno dell'imperatrice d'Austria, Metastasio compose la serenata Gli Orti Esperidi, diciamo nel 1721, con musica di Niccolò Porpora, il quale fa debuttare in questo brano con versi metastasiani e musica sua l'allievo Farinelli, il più celebre castrato dell'epoca, il quale fa uno spettacolare debutto grazie a quest'opera e incomincia a legarsi a Metastasio, con il quale poi scambierà una fitta corrispondenza nel quale lo chiama addirittura caro gemello. Sempre in quella circostanza cantò la prima parte come Venus, come Venere, una ottima cantante che veniva detta la romanina perché veniva appunto da Roma, che si chiamava Marianna Benti Bulgarelli, la quale si invaghì di Metastasio, probabilmente se ne innamorò, al punto che lo accolse nella sua casa insieme al marito, era una donna sposata, con tutta la famiglia di Metastasio. E vedremo che Metastasio fu l'erede poi di tutto il patrimonio di questa donna una volta diventata. E fu nel salotto della romanina che Metastasio conobbe e incentivò, aumentò la sua conoscenza di Farinelli. Conoscendo Porpora, prese delle lezioni di musica da Farinelli. Quindi abbiamo il raro caso di un librettista per melodrammi che impara a conoscere la musica, e vedremo che questo sarà un fattore non assolutamente secondario, ma per quel salotto passano tutti i maggiori compositori dell'epoca, da Johann Adolf Hasse, Giovan Battista Pergolesi, Alessandro Scarlatti, Leonardo Vinci, Leonardo Leo, Francesco Durante e Benedetto Marcello. Tutti i compositori, questi che ho nominato, che più tardi avrebbero musicato libretti di Metastasio. Su richiesta della romanina, Metastasio compone nel 1723 il suo primo melodramma, che è di quello di cui poi ci occuperemo, che è La Didone Abbandonata, che fu rappresentata poi nel Carnevale 1724 con musica di Domenico Sarro. Ed allora io vi propongo, giusto per alternare un po' il parlato agli ascolti, subito un po' della sinfonia di questa Didone Abbandonata. Qui purtroppo non c'è un'azione, quindi vedremo un'immagine fissa, ma ci interessa farvi sentire proprio la prima parte, l'inizio di questa Didone Abbandonata, che risale al 1723-24. Thank you.
rallenta, perché dopo questo inizio allegro le sinfonie tanti d'opera a quell'epoca facevano seguire un largo centrale per poi continuare con di nuovo un allegro. Se vi avessi detto che questo brano è di Vivaldi, voi ci avreste creduto, che ovviamente l'andamento è quello, l'epoca è quella, Vivaldi è vivo in questo periodo, perché si usano soprattutto gli archi e poi dei fiati c'erano gli oboi, qui avete sentito l'oboe come partecipa da protagonista, e due corni, però i corni di quell'epoca non avevano tutte le possibilità che ottennero poi con le chiavi, mettevano solo i cosiddetti suoni naturali, non ci avevano tutti i pistoni che riuscivano a modificare la lunghezza del canneggio, e quindi erano soprattutto gli oboi, che tra l'altro non avevano neanche loro le chiavi, erano strumenti di legno con dei buchi che venivano chiusi con l'uso delle dita. Bene, a questa Didone, di cui vi parlerò più ampiamente poi, fecero seguito 15 melodrammi in breve periodo, cioè tra il 1726 e il 1730 a Napoli. Poi, su interessamento e raccomandazione di un'amica, che poi diventerà anche amante di questo prete in abito talare, che si chiama Marianna Pignatelli, contessa di Altan, Metastasio riceve nel 1729 un invito dall'imperatore d'Austria Carlo VI d'Asburgo, e allora si reca colà a Vienna, dove diventa poeta laureato alla corte imperiale, cioè poeta cesareo, come si diceva allora, poeta di Cesare, cioè dell'imperatore, e lì in questa città, nella capitale europea, nella città austriaca, resta fino alla fine dei suoi giorni. È la testimonianza di un dominio culturale nel campo del melodramma italiano formidabile, perché gli imperatori d'Asburgo che parlavano il tedesco hanno l'esigenza di avere un poeta di corte che è italiano, per dei testi italiani, e in tutto il mondo si scrivevano i melodrammi in Italia, in italiano. Lo sappiamo che lo faranno musicisti del calibro di Handel o addirittura del calibro di Mozart. Durante il periodo di Carlo VI, Metastasio scrive altri 11 melodrammi, e accanto a uno stipendio di ben 3.000 fiorini, è trattato con tutti gli onori, vive praticamente a corte, scrive cantate, oratori, e dei melodrammi migliori sono Demetrio, Demofonte, La Clemenza di Tito e Attilio Regolo, che furono musicati praticamente da tutti i musicisti, da Pergolesi fino a Mozart. Dopo il 1740, però, con l'ascesa di Maria Teresa, dopo la morte del padre, che non aveva lasciato figli maschi, l'ascesa di Maria Teresa, grazie alla pragmatica sanzione, cioè quella che consentiva la successione in linea femminile, le cose cambiano molto, perché questa successione non è accettata da molti paesi europei, che intravedono la possibilità, con questo pretesto, di invadere l'esteso impero asburgico. E quindi Maria Teresa non può largheggiare come il suo predecessore in spese teatrali, e quindi anche le fortune di Metastasio andarono un po' declinando. Ma d'altro canto è perché ormai si sta avvicinando lo Sturm und Drang, cioè quel periodo di tempesta e passione, per cui la compostezza apollinea della poesia di Metastasio comincia a tirare di meno. È il periodo in cui di lì a poco Werther scriverà, Goethe scriverà il Werther eroe, che alla fine si suicida, quindi altro che lieto fine,
sappiamo quanto ne sarà influenzato il Foscolo nelle sue le ultime lettere di Jacopo Ortis, scrive altrettanto a sua volta un romanzo in forma epistolare con il protagonista che alla fine si suicida. E l'Ottocento poi addirittura si faceva beffe di Metastasio proprio per questa sua, questo pathos morbido che Metastasio esprime. Ma anche se i melodrammi di Metastasio sono ispirati tanto con temi soprattutto al teatro francese del XVII secolo, e quello a cui puntano sono la fusione della galanteria, cioè lo stile galante in voga, e poi di moralità e di passione, cioè non c'è nulla di non decoroso. Gli amori sono sempre plausibili, salvo quello di Didone, vedremo che sarà giudicato anche molto sconveniente, nonostante sia Enea che a Didone fossero, diciamo, lei vedova e lui in qualche maniera, anche lui lo era. Le trame a volte sembrano non sempre molto chiare a noi che siamo abituati alla velocità del dramma borghese romantico. Queste sono opere che durano 3 ore, mentre noi sappiamo che appena arriva Verdi scorcia di un'ora la durata delle sue opere. Verdi stringe i recitativi, diventano telegrammi, vuole che l'aspettatore sia afferrato alla gola, che non si distraga neanche per un istante. E allora invece i teatri avevano una funzione molto diversa, perché ci si andava per soprattutto andare ad ascoltare l'aria del cantante preferito, si entrava e si usciva, si andava a fare una puntata al gioco del faraone nel ridotto, si compravano le pere cotte o le mele cotte dai venditori che erano nei corridoi, poi si rientrava per sentire di nuovo un'altra aria. Era una funzione non così attenta. Dobbiamo pensare che c'era l'illuminazione a candele, quindi non si poteva gettare il teatro nel buio solo stringendo un bottone. Questo avverrà molto tardi, avverrà verso la fine dell'Ottocento, per cui il teatro era sicuramente il palcoscenico, ma era anche il contorno dei palchi, dove soprattutto dei signori che non si vedevano sicuramente perché vigeva anche la segregazione sessuale, finalmente apparivano eleganti, belle, nei loro palchi. E allora i giovanotti e gli amanti avevano l'occasione di scambiare sguardi, cenni di intesa che diversamente non potevano essere lanciati. E ovviamente Metastasio è l'uomo di questo tempo, di questa società settecentesca, dell'Arcadia, come avevo detto. Però è un successo straordinario, perché i suoi libretti furono tradotti in moltissime lingue europee e furono poi rappresentati in tutti i teatri d'Europa, al punto che alla sua morte a Vienne, il 12 aprile 1782, fu coniata una medaglia del nuovo imperatore Giuseppe II, che era succeduto a Maria Teresa, con l'iscrizione Sofocli Italico, al Sofocle d'Italia. Metastasio ci lascia anche altre opere, soprattutto in critica letteraria, un saggio sull'ars poetica di Orazio, osservazioni sul teatro greco, l'estratto della poetica di Aristotele e soprattutto un epistolario pensante di 2600 lettere, in cui lo vediamo corrispondere con Farinelli, come ho detto, ma con Goldoni, con Maria Teresa. Metastasio è, rispetto a chi lo ha preceduto, il genio della semplificazione, perché raramente vediamo più di due personaggi in scena. Riesce, sempre facendo la tara della sua epoca,
a sveltire comunque l'azione, usare poche parole o pregnanti nei recitativi, dicevo, è incapace di forte passione, perché inclina piuttosto al cuore sentimentale, che era, dicevo, il gusto del tempo. Ma si sa che lavorava a stretto contatto con i compositori, che lo amavano moltissimo, e i suoi melodrammi ebbero un migliaio di versioni musicali, pensate. E si calcola che in essi ci siano la bellezza di 1200 ari. Fu sepolto nella cripta della Michaeler Kerke, cioè la chiesa che è adiacente alla Hofburg, la regia degli Asburgo. Diventò molto ricco perché, oltre all'eredità che gli lasciò Gravina, lasciò una notevole eredità anche la Marianna Bulgarelli, quindi fu un uomo che non ebbe problemi di denaro, a differenza invece di Mozart, che sappiamo combatté con questo problema per buona parte della sua esistenza all'inizio. Parliamo adesso del personaggio di Didone. Il mito di Didone, o la leggenda di Didone, se preferite, è addirittura di origine semitica, ma contiene poi elementi greci. Didone era di Tiro, in Fenicia, lì si veniva chiamata Telosso, in greco invece Elissa, ed è sorella di Pigmalione, re di Tiro, il quale non è chiaro perché, nelle varie fonti antiche, le uccide il marito Sicheo. E allora lei fugge in Libia, dove è chiamata dagli indigeni con il nome che noi conosciamo, Didone. E in Libia fonda Cartagine. Il re di Libia la chiede in sposa, in maniera piuttosto pressante, se non addirittura minacciosa. Il popolo fa pressione perché lei accetti, ma lei vuole restare fedele al suo amato Sicheo, anche se è morto, e piuttosto che sposarsi, accesa una pira con la motivazione di fare un rito sacro, vi si getta sopra e muore di buona morte orribile. Ci sono molte versioni, molte declinazioni di questo mito, cambiano i nomi, il marito non è Sicheo ma Acherbas in altre versioni, il nuovo pretendente ha un nome e si chiama Yarba, il re di Libia, che le chiede in sposa, e non è ma il re della Libia, ma il re dei Massitani. Poi ci sono versioni in cui è molto estesa la descrizione della fondazione di Cartagine, che avviene delimitando il perimetro di fondazione con sottili strisce di pelle di bue che vengono congiunte per formare questo quadrato. Tutto questo ci fa capire però che tutti questi racconti non nominano mai Enea. È Virgilio che introduce il personaggio di Enea al fianco di Didone, prendendo spunto per il suo racconto dalla guerra punica di Nevio, il quale scrive questo suo trattato storico per andare alle radici della secolare inimicizia tra Cartagine e Roma, che sappiamo è l'origine delle guerre puniche. In Virgilio compare già nel terzo libro dell'Eneide, ma sappiamo bene che Didone è la protagonista assoluta del quarto libro, in cui c'è il racconto di Enea, lei lo raccoglie naufrago e gli chiede di raccontare le sue smanture. Infandum reina iubes renovare dolorem, che sappiamo Dante ha parafrasato, tu vuoi che io rinovelli disperato dolore che il cuor mi preme, quando inizia a raccontare la propria vicenda il conte Ugolino. Sentendo